Ben ritrovati cari amici condomini a questo nuovo appuntamento di Pausa Condominio, una trasmissione interamente dedicata alle questioni condominiali. Oggi lo faremo insieme a Sabrina Procicchiani in collegamento da Forlì. Benvenuto Sabrina. Buongiorno. Sabrina è un amministratore di condominio, possiamo dire, di lunga data, di lunga esperienza e oggi con Dal Sabrina, '92. dal 92, auguri. Tanti anni di condominio, posso dire, portati bene e vedo con molto entusiasmo. Questo è molto importante, soprattutto per un lavoro degli amministratori di condomini, un lavoro molto complesso, che richiede molta attenzione e soprattutto molta pazienza. Ma oggi parleremo di, questioni che riguardano con più, guardando nello specifico le questioni derivanti dalle, polizze assicurative condominiali. Purtroppo ancora oggi c'è un po' di confusione sull'argomento e sono tante le domande che ci scrivete. Oggi con Sabrina cercheremo di fare un po' di chiarezza. Ecco Sabrina, una domanda che ci fanno in tanti. La polizza globale fabbricati del condominio include anche la responsabilità degli appartamenti che fanno parte del condominio? Allora, la polizza si chiama globale perché copre l'intero fabbricato, quindi non solo le parti comuni, ma anche gli appartamenti. I condomini sono terzi rispetto al fabbricato. Ecco, questa è una questione che viene spesso sollevata perché quando si va in assemblea per approvare o cambiare polizza, cambiare compagnia assicurativa, molti condomini dicono no, ma io ce l'ho già al mio appartamento e quindi non ho bisogno. Che cosa succede? Cosa si può dire a questi condomini per evitare la sovrapposizione di responsabilità? Allora, essere assicurato intanto con due polizze è un sovrappiù, perché in caso di sinistro le due assicurazioni si mettono d'accordo e si dividono il sinistro. Quindi è importante avere una sola polizza e averla condominiale ha un grande vantaggio rispetto a quella singola. Tu sai che il tuo vicino è assicurato, quindi se ci sono dei problemi, che ti crea, c'è un'assicurazione che copre anche te. Se tu hai già una polizza, per esempio, collegata al mutuo, puoi, con un po' di difficoltà, sinceramente, dare la disdetta a quella polizza e collegarti a quella condominiale. Ecco Sabrina, facciamo un piccolo passo indietro, ma la polizza globale fabbricati è obbligatoria? No. Solo le polizze di previdenza dell'INPS e quella dell'auto sono obbligatorie. Ecco, Però questo. la polizza globale ti garantisce dal tuo vicino, quindi è importante, essere assicurati insieme. Certo, sicuramente questo può prevenire anche tante discussioni che possono nascere proprio dalla responsabilità Certo. delle manutenzioni nelle parti comuni. Un caso semplice, io nelle mie polizze ho sempre la responsabilità civile dei conduttori. Certo. Mi è capitato, che ne so, la signora che, ahimè, si è dimenticata il rubinetto aperto ed è andata a dormire, ha allagato l'appartamento e anche le scale quando ha aperto la porta. Oppure lo stendipanni che vola di sotto dal balcone per una folata di vento e va Certo. su una macchina. Queste sono cose che uno potrebbe assicurarsi con la polizza condominiale capofamiglia, però la famiglia non è una polizza molto diffusa, anche se costa poco ed è consigliabile farle per tutti. Ecco, Sabrina, in alcune polizze condominiali è anche inserita la responsabilità dell'amministratore. Ecco, che cosa viene Certo. coperto da questa polizza? Allora, sinceramente io sono assicurata per conto mio e quindi nei miei fabbricati non gli metto questa spesa. Per quanto sia una spesa modesta, ritengo però sia più completa la mia polizza personale e professionale. La polizza, il costo della polizza, come viene ripartito tra i condomini? Innanzitutto tra chi? Tra i In base agli proprietari o inquilini. tra gli inquilini?
Allora, viene divisa in millesimi e per quanto riguarda gli inquilini, dipende dal contratto. Nei contratti a canone libero, 4 più 4, si può andare in deroga a quelle che sono le normative e stabilire che venga pagato in parte o tutta dall'inquilino. Nei contratti concordati 3 più 2, invece si va come le norme delle leggi dell'ecocanone e quindi è una spesa completamente a carico del proprietario. Ecco, su questo ci vorrebbe un vademecum da dare a tutti i proprietari, a tutti gli inquilini, perché spesso nasce la discussione appunto sulla responsabilità o comunque su chi deve effettivamente pagare le spese riguardanti la polizza. Ma se tra proprietario e inquilino non si raggiunge un accordo, cosa può fare l'amministratore? Può procedere comunque all'apertura del sinistro e dopo invitare magari i proprietari inquilini a trovare un accordo o deve necessariamente passare magari attraverso una delibera dell'assemblea per poter procedere all'apertura di un sinistro? No, l'amministratore può fare sempre un'apertura del sinistro. Il problema è entrare in casa delle persone in caso di sinistro. Se questi non sono d'accordo a farti entrare, Un è un po' un problema. problema. Per fortuna la presenza dell'assicurazione evita molto questo problema, perché quando non si è assicurati è più difficile trovare la collaborazione per rimediare ai sinistri. Questo sicuramente è un problema. Se i periti magari delle compagnie assicurative non riescono ad accedere all'interno delle unità immobiliari, ecco, in questo caso può intervenire l'amministratore? Se sì, come può intervenire? Allora, bisogna vedere se il sinistro è da una natura condominiale o da una natura da proprietà privata. Le tubazioni verticali generalmente sono condominiali, le tubazioni orizzontali sono private. E per intervenire nelle parti private è necessaria il permesso da parte del proprietario. Adesso, però, per quella che è la mia esperienza, quando c'è l'assicurazione, molti di questi problemi si superano. Beh, È quando non sicuramente. c'è l'assicurazione che la gente ha paura di intervenire. Ovvio, l'assicurazione non ti fa il bagno nuovo in caso di sinistro, interviene soltanto nella ricerca e riparazione. Certo. Quando ad esempio nelle polizze troviamo la clausola danni derivanti da eventi atmosferici, ecco che cosa si intende? Quali sono gli eventi che di solito le compagnie prendono in considerazione? Intanto sono esclusi gli eventi catastrofali se non sono espressamente indicati, quindi l'alluvione che c'è stata a Forlì non è stata coperta. Però danni da grandine oppure Anche ad adesso esempio danni da neve sui lastrici solari. un fulmine che ha bruciato l'impianto, queste cose sono coperte. Ecco, stavo facendo l'esempio dei danni da neve, quando il posarsi della neve sui lastrici solari può creare delle infiltrazioni all'interno degli appartamenti sottostanti i lastrici. Sono coperti questi danni da queste clausole? Sai che non ho un'esperienza diretta al riguardo. Bene, io Mi dispiace. assolutamente no, è una domanda che ci è stata sottoposta da una persona ed effettivamente è un argomento molto ambiguo. È chiaro che lì sarà il perito della Perché assicurazione. le infiltrazioni da acqua, dalla grondaia, rientrano nella ricerca guasto, non nella ricerca guasto, nella danni da acqua. Le infiltrazioni dal tetto invece non sono coperte, non sono coperte dalla danni da acqua. Ok, è un discorso complesso perché comunque sono delle parti comuni e un condomino può sentirsi non tutelato dalla propria compagnia di assicurazione qualora rifiutasse.
Ma uno dei problemi principali nel momento in cui un condominio intende sottoscrivere una polizza assicurativa è la valutazione dell'immobile, il cosiddetto indice di valore di ricostruzione del fabbricato. Come viene Sì. calcolato questo valore? Ogni zona ha i suoi prezzi di ricostruzione. Io sento normalmente quali sono i valori che mi danno le varie compagnie. La polizza la faccio sempre indicizzata in modo che il valore aumenti negli anni e non rimanga fermo. Se no mi è capitato in un condominio che ho avuto un incendio e la polizza non era indicizzata e ho dovuto pagare la differenza del sinistro. Ecco, ma perché le compagnie nel momento in cui sottoscrivono non fanno una verifica per vedere se il valore che è stato indicato dal condominio è reale o è addirittura sballato? Ma le compagnie ti chiedono quanti sono i metri cubi di costruito, l'età del fabbricato, eccetera. Quindi una loro valutazione che gli viene dall'esperienza, dal confronto con i loro periti, ce l'hanno. Ma sarebbe il caso che la compagnia si accertasse o comunque facesse delle Sì. ulteriori verifiche per esaminare Certo. appunto il valore indicato dal condominio. Sì, sarebbe il caso. Purtroppo è nato questo problema, come hai già accennato tu, che addirittura il condominio si trova a dover integrare la propria quota della polizza per arrivare al valore di ricostruzione del fabbricato abbastanza reale. Ma questo dipende anche dalla manutenzione degli impianti. Sì, però se la polizza non è stata adeguata al valore, è colpa dell'amministratore. Ecco, l'amministratore che torna in ballo al centro dei problemi, di tutti i problemi del condominio. Esatto. Quindi meglio farebbe, non so, un amministratore, se possiamo dare un suggerimento, a nominare magari un proprio tecnico di fiducia per poter far stimare il valore di ricostruzione del fabbricato. Può essere un'idea. Ecco, ritornando un po' sulle varie clausole che ci sono all'interno delle polizze assicurative, ci sono gli eventi socio-politici. È un argomento un po' particolare perché bisogna, ecco, capire, identificare qual è l'evento socio-politico. Ecco, sulla base della tua esperienza, quali sono quelli che rientrano e quelli invece che vengono scartati? Allora, quelli che mi sono capitati a me sono due. Il disgraziato che con la birra ha bagnato i campanelli e gli ha dato fuoco, e quelli che ad Halloween rompono le palle del lumino dei cancelli. Ok, quindi quelli sono rientrati negli eventi sociopolitici. Socio-politici. Bene, diciamo, è chiaro che l'invito è a tutti a evitare di danneggiare gli stabili per non ritrovarsi magari con una denuncia ed evitare anche un processo Certo, che. perché ci vuole sempre la denuncia presso i carabinieri quando fai queste cose. Certo, è molto molto importante. Ecco, in conclusione, Sabrina, ritorniamo sul fatto che le polizze non sono obbligatorie, ma secondo te, secondo la tua esperienza, sarebbe il caso di renderle obbligatorie o invece è meglio lasciare la situazione così com'è? Allora, io sono una fortunata perché non ho fabbricati senza polizza. La mia esperienza è che la polizza mantiene la pace all'interno del condominio, rende le cose tutte più semplici. Beh, sicuramente comunque è una forma di tutela, quindi il condominio non Certo. deve vedere la polizza come un costo in più, ma come una forma di tutela contro eventuali danni che si possono fare a terzi. È fondamentale per mantenere il proprio patrimonio. E poi soprattutto per avere, ecco, la copertura della polizza è necessaria una sana e regolare manutenzione delle parti comuni per evitare che la Certo. compagnia non intervenga con il risarcimento danni. Certo. Ricordiamoci che fra le cause principali degli incendi c'è la mancata manutenzione dell'impianto elettrico e l'adeguamento alla 4690 del Certo. 1990 e siamo nel 24. Ecco,
Siamo tornati un po' indietro, effettivamente una normativa che andrebbe un po' aggiornata, almeno con i materiali che ci sono oggi nel commercio. Io, Sabrina, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e averci dato tante informazioni molto interessanti che riguardano le polizze condominiali. Ovviamente ti invitiamo a seguire le nostre puntate di Pausa Condominio. Grazie. Grazie ancora Sabrina. Sabrina Procicchiani in collegamento da Forlì, un'amministratrice di condominio che ha portato la sua esperienza all'interno della nostra trasmissione. Ovviamente invito tutti a seguirci sul canale 83 del digitale terrestre Delta TV, dove noi parleremo sempre di questioni condominiali all'interno della nostra rubrica Pausa Condominio. Siamo in onda tutti i giorni alle ore 14:30 e alle ore 22. Se avete delle domande da farci potete scriverci all'indirizzo email redazione@oggicondominio.blog o potete mandarci un messaggio WhatsApp al numero 333-4133-289. Grazie ancora e vi invito a seguirci alla prossima puntata e soprattutto buon condominio a tutti.